Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video magari un po' diverso dal solito, un po' più alla mano, senza tutte queste luci, senza niente di particolare. Oggi andiamo a fare un desktop upgrading setup, se possiamo chiamarlo così. Infatti, se vedete, io sto lavorando con un'ottima macchina, MacBook Pro da 15 pollici del 2017, affiancato però da un monitor che ormai ha credo 6 anni. Il problema è che questo monitor è un 22 pollici, quindi se voglio lavorare sulla timeline, questo non mi permette di farlo in modo particolarmente comodo. O comunque, se vado a lavorare su quello, le immagini non sono perfette. Infatti, utilizzo e continuerò a utilizzare il MacBook per il color grading perfetto. E il monitor che sono andato a prendere è un monitor ultra wide, infatti voglio sfruttare tutta la sua lunghezza. E il monitor in questione è questo qua, ragazzi, ve lo faccio vedere senza fare i fighi. È un LG ultra wide da 34 pollici, un IPS HDR10 dotato con gli speaker, quindi credo che mi troverò molto bene. E per, diciamo, andare a sopperire al mancato utilizzo quindi del touchpad, perché non lo potrò più utilizzare in modo almeno comodo, ho dovuto acquistare anche una tastiera Bluetooth perché ho due cavi e anche un mouse che sia comunque all'altezza. E quindi andiamo ad aprire tutto quanto e poi vediamo come stanno insieme e come è bello, no? Oppure se conveniva andare a prendere un doppio monitor. Comunque, volevo fare una registrazione del video in cui sono andato a tagliare questo armadio, ragazzi. Oggi andremo a tagliare un armadio. Oggi l'armadio è tagliato. Ho tagliato un terzo dell'armadio perché così quando devo fare delle riprese non mi va ad infastidire, quindi apprezzatelo. E quindi se siete nuovi iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i miei prossimi video. Lasciatemi un like e commentate qua sotto se siete d'accordo con la mia scelta dell'ultra wide, ora meglio un doppio monitor, tenendo anche conto del fatto che questo comunque è un doppio monitor. E fatemi sapere anche se il video vi piace e buona visione ragazzi, andiamo a spacchettare tutto. Bene, allora andiamo ad aprire questo cavolo di monitor gigante, questo li togliamo. Prendiamo sto coso. Ci sta tutto? Sì, ci sta. Ora andiamo ad aprirlo come se fosse una pizza. Ok, non funziona. Andiamo a riprovare con un coltellino. Allora. È una bestia, ragazzi. Allora, togliamo subito. E la comodità di avere due scrivanie. Eccoti qua, bellezza. Mio tesoro. Anche questo andiamo a prenderlo con molta calma. Togliamo questo. Ragazzi. Bene, allora adesso andiamo a montare tutto, prendo man mano le cose e speriamo di non farlo cadere. Ecco qui la basettina. Siamo qua un attimo. Poi questo dovrebbe essere una racchetta da ping pong, invece la base da mettere dietro. Tac. Bello tutto impacchettato con lo scotch. Giriamo il monitor in modo molto delicato. In teoria questo dovrebbe andare qua. È stato semplicissimo. Tac. Poi se cambiate idea fate tac, lo togliete. Questa quindi dovrebbe andare. Guardate che bella questa base, tutta in alluminio, veramente plastica.
Cioè, raga, è semplicissimo. Proviamo. Faccio vedere come dietro. Dietro, ragazzi, ha questa basettina qua molto bella che si auto-attacca da sola appena l'avvicinate. Ovviamente c'ha dei click. Poi questa base, come dicevo, è in plastica ma sembra fatta in alluminio. Allora, per le entrate video abbiamo due HDMI, un DisplayPort. Le casse sono integrate, però meglio attaccare quelle proprie. Beh, raga, prima di farvi andare avanti volevo farvi notare la differenza tra questo e questa bestia qua. Cioè, è pazzesco. Ciao, raga! Vado adesso a staccare questo monitor e andiamo a cambiarlo con quello nuovo. Addio, bello! Un cavo qui. Un cavo qui. Ecco, il vecchio monitor con le vecchie entrate e uscite. Qua i due cavi che andavano a riunirsi. Sotto c'è il cable management, che magari vi faccio un video a parte, vi faccio vedere come si fa, comunque come l'ho fatto io. Qua spunta soltanto l'hard disk. Spacchettiamo questo qua che è rimasto, che sono i cavi. Parlando di cable management, abbiamo la presa bianca, molto carina, easy peasy. Poi abbiamo il cavo HDMI, io ce l'ho già ma essendo bianco si sposa benissimo con la parete, magari non si vede. Veramente c'era scritto che c'era anche in dotazione un DisplayPort, mannaggia loro, vabbè. Poi c'è un CD, i CD non li vedo da un sacco di tempo, non so cosa siano, ciao. Raga, è il momento. Attacchiamo sotto la scrivania il cavo. Cioè, li hanno legati con questi che sembrano quelli del pane. Vabbè, avete capito. Facciamo cadere giù questa, poi gestiremo in maniera diversa. Fatta. Qua dobbiamo, mi sa, spostare tutto, perché sennò non ci stiamo. Qua intanto spostiamo il Mac. Poi vi spiegherò come faccio avere tutto attaccato con un cavo solo. Questo mettiamo qua, qua, qua. Piantina da youtuber e prendiamo il monitor. È aggiustabile in altezza. Vabbè, ce l'ho scritto. Oh, ma si vede bene. Già qua vedo che questa la deve piantare, deve andare via. Volevo spostarlo. Chiamo il cavo. Eccolo. Raga, l'ho montato. Siete pronti a vederlo? Guardate che bestia. Cioè, è gigante. Tac. Quello che vi dicevo prima, se vado a mettere la timeline di là, cioè capite bene che adesso lavorare su un qualcosa di così gigante rispetto magari di così piccolo. Aspetta, ma non abbiamo ancora tolto sto coso. Classe energetica A. La bolletta sarà contenta. Adesso, ragazzi, dobbiamo andare a spacchettare anche la tastiera e il mouse. Così andiamo a chiudere questo video. Ho preso l'MX Master 2S della Logitech perché è molto comodo, mi sono anche informato che lo utilizzano in tante persone. Adesso il prezzo precisamente non mi ricordo, dovrebbe essere intorno ai 50-60 euro perché l'ho preso da Amazon Warehouse. Tutte le cose che ho utilizzato in questo video ve le lascio qua sotto nella descrizione, così potete andare a vedere e comprarle se volete, e acquistando comunque dal mio link non pagate di più. Allora, andiamo ad aprirlo. Il cavo per ricaricarlo, perfetto. Il mouse usato, però, ragazzi, sembra in ottime condizioni.
Qua è la possibilità di farlo passare da un dispositivo all'altro con un massimo di tre dispositivi memorizzati e a me interessava questo tipo di movimento perché diciamo che non potendo utilizzare comodamente il touchpad mi serve questo per scorrere la timeline che è molto molto figo, molto figo. E ragazzi, per le cose che ho preso anche precedentemente di Warehouse, ho fatto anche due video in merito, ne arriveranno degli altri, se volete andare a vedere quelli vi lascio qua sopra nella card e sotto nella descrizione. E c'è anche la chiavetta Bluetooth per chi ne avesse bisogno. Quindi il mouse ce l'abbiamo, adesso andiamo a prendere anche la tastiera, andiamo ad aprirla velocemente coprendo i dati di casa. La tastiera che ho preso è sempre della Logitech, è una K380 e anch'essa è una multi-device che praticamente mi permette di passare tra uno dei miei iPhone, il mio MacBook e magari collegarlo a un altro dispositivo. Vedremo. Andiamo ad aprirla, anche questa l'ho presa da Warehouse. Eccola qua, la tastierina, ragazzi, è molto compatta, mi piace un sacco. È una tastiera molto, molto bella perché è piccolina e nera, infatti sta benissimo con la scrivania, con diciamo con tutta la mia stanza. Andiamo ad aprirla. Eccola qui nel suo splendore. Ecco i tasti che permettono di switchare e abbiamo anche la tastiera, quindi la situazione è questa: abbiamo il monitor ultra-wide attaccato, abbiamo il mio MacBook, abbiamo la tastiera piccolina e un mouse che credo sia una, diciamo, una composizione buona per poter editare i video, anche perché mi sono fidato un po' delle recensioni degli altri YouTuber. Ora, ragazzi, registrare questo video non è stato per nulla facile, è stato molto impegnativo sia a livello economico, ma ovviamente qua nessuno mi ha obbligato a farlo, sia soprattutto per unboxare tutto, farlo con le finestre chiuse, perché fuori c'è un rumore della Madonna, quindi per evitare che ci siano le urla e i tuoni, perché stasera c'erano ovviamente i tuoni, no, per registrare. Se volete sostenermi gratuitamente, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche così non vi perdete i miei prossimi video bellissimi. Lasciatemi un bel like e scrivete qua sotto se vi piace questa postazione in generale, o comunque se vi piace più una postazione doppio monitor, o se volete comunque un video su quali siano i vantaggi di editare con un ultra wide screen. Fatemelo sapere qua sotto, ditemi cosa ne pensate, se volete anche una recensione di questo, perché adesso lo andrò ad utilizzare anche la tastiera e il mouse, quindi spero di trovarmi bene, ma credo di sì. E niente, ragazzi, seguitemi anche in tutti i miei social network. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!